bellissimo. Sì, bello. Quindi è qui che si mangia l'oro? Sì, siamo nel posto giusto. Buongiorno ragazzi. Io sono Eric. E io sono Dominique. E chi siamo? Dillo, siamo tutti insieme. Insieme. Basta, Eric. Guarda che qui siamo in un posto molto elegante, quindi datti una controllata, Eric. Perché cosa c'è di non elegante nel mio ballo? Tutto. Noi siamo a Dubai e in questo momento siamo proprio sotto l'edificio più famoso di Dubai. Si chiama Burj Al Arab ed è questo hotel molto particolare. Wow, è altissimo! E c'è una pallina sopra! Quella lì sopra è la pista per gli elicotteri. Wow! Si parcheggiano gli elicotteri lì su! Ma è strano, sembra una panza! Che dici? Sembra un uomo con la panza! Quella è la testa, la vedi? Queste sono le braccia, queste qui e questa è la panza. Guarda che questo è uno degli hotel più lussuosi al mondo! Ma questo? Sì! E non ha 5 stelle! No! Questo ne ha 7! 7? 7 stelle! Ma 5 è il massimo! No, questo ne ha 7 perché è più lussuoso degli hotel lussuosi! Wow! Per questo qui fanno il cibo d'oro! Sì, esatto! E noi infatti oggi siamo qui non soltanto perché è un bel posto, ma anche perché noi oggi per la prima volta mangeremo il cibo d'oro! E non cibo dorato, di colore dorato, ma oro, oro vero! L'oro con cui ci fanno i gioielli, loro ci fanno il cibo! Sì, lo so, è strano, e so cosa state pensando, sarà anche costoso. Aspetta, Dominique, costoso quanto? Beh, è solo per provare, oggi lo proveremo per la prima volta, come sarà? I video dove si mangia sono sempre i migliori, che sia d'oro, che sia non d'oro. Dai Eric, entriamo! Sì, entriamo! Ed eccoci dentro. Questa è la hall dell'hotel, guardate che bella! È così elegante, guardate che tappeto! E guardate quelle decorazioni natalizie! Wow! Guardate lì sopra! Quanti orsacchiotti! E quanto è alto! Ok, quindi da che parte si mangia? Ma pensi solo a quello? Non siamo qui per quello? Sì, sì, dobbiamo salire al primo piano, andiamo! Prendiamo le scale mobili! Ci sono dei pesci! È vero, c'è un acquario gigantesco! Hai visto? Wow, mi piace questo posto! Hai visto, Eric? Sembra lussuoso! Guarda che bell'albero di Natale, non è bellissimo? Sì, è altissimo! Guardate queste colonne, sono d'oro! Sono gigantesche e super luccicanti! E guarda quel negozio! Tantissimo oro! Anche dietro di te! C'è oro ovunque! Guarda il lampadario! Anche il pavimento luccica! È d'oro, guarda, questo qui è oro! Guardate come luccicano! Anche questi sono d'oro! Ciao! È tutto così scintillante! Ed ecco, quello è il ristorante dove dobbiamo mangiare, andiamo! Persino il coso dei fazzoletti è d'oro! Ed eccoci qui al bar, seduti su delle eleganti poltrone! E guardate il tavolino, ragazzi, è d'oro! Guardate! Wow! Guardate come luccica! Sta attento a non rovinarlo. Aspetta un attimo, Dominique. Se io rompo qualcosa qui dentro, dentro questo bar, cosa succede? Come in ogni posto, chi rompe paga. Ma ti costerà un po' caro. Guardate che belli questi fiori. Sono bellissimi. E che profumo. Ed è il momento di ordinare. Questo è il menù, in questo cubo. Dobbiamo scansionarlo. È proprio vero. C'è l'oro sul cibo. Ok, ordiniamolo. Guardate come ha apparecchiato con cura. Ci ha messo una vita, Dominique. Sì, ma se questo signore apparecchia per 20 persone per il cenone di Capodanno, mangiamo all'Epifania. Ma cosa c'è in quel cofanetto? Forse gioielli da mangiare. Ma che dici? Che gioielli? Sì, tipo le perle. C'è lo zucchero. Come lo zucchero? Sì, c'è lo zucchero. Questo è d'oro. Ma no, è zucchero di canna. No, è d'oro. No, è zucchero di canna. Ti dico che è d'oro. Sì ragazzi, è arrivato ed è proprio quello che pensate. Tutto questo qui sopra è oro! È davvero oro! Oro 24 carati! Cioè oro puro! 24 carote? No. In che senso? No, non carote, carati. Significa che è oro puro! Ma sul serio? Sì, è proprio vero. Guardate, luccica. Vedete? E anche qui, su questo dolcino, c'è un pezzettino d'oro.
E ci hanno appena portato anche i dolcini, guardate che belli! Ma ho un pezzo d'oro, anche sì, io. Sì, è un pezzo d'oro quello. Dominique, anche il vassoio è d'oro, anche sì, la tazzina. Sì, e anche quel piattino. Sì, sì, è tutto d'oro. Quindi abbiamo appena ordinato un cappuccino d'oro. E adesso che ci facciamo? Beh, dobbiamo berlo, no? Facciamo la merenda con un bel cappuccino d'oro e i nostri dolcetti. No, aspetta, scusa Dominique, ma perché l'oro si può mangiare? Con l'oro si fanno i gioielli, giusto? Sì, esatto, ma a quanto pare si può anche mangiare in piccole quantità. E perché devo mangiarlo? È buono? No, non lo so, non ne ho idea. Ovviamente non ho mai assaggiato l'oro prima d'ora. E poi cosa c'è disegnato sopra? Sembra un cucciolo, uno scoiattolo, un uomo con la testa di fuoco. Non ne ho idea, sinceramente. Vabbè, basta, io lo assaggio. No, dai. No, fermati. Che c'è? Ma siamo proprio sicuri che vogliamo mangiarlo? Insomma, l'oro vale tanto. Tanti soldi. Possiamo rivendercelo. Sai cosa facciamo? Prendiamo il cappuccino, lo congeliamo e diventa un lingotto. E poi lo vendiamo e ci compriamo due case. Ma no, Eric, non costa così tanto questo cappuccino. In realtà, ovviamente, c'è il latte, il caffè, come in un vero cappuccino. E poi c'è un po' d'oro, non è tutto oro. E poi magari è buonissimo. Che ne so, assaggiamolo. Vado. Sto per distruggere questo disegnino. No. Devo farlo, devo mangiarlo. Ragazzi, sta distruggendo l'oro. No. Guardate, questa è la schiuma del cappuccino ed è con l'oro. Oh. Guardate come luccica la schiuma di questo cappuccino. L'assaggio? Ok, Dominique. Oh, Dominique, è una mangiatrice d'oro. Che succede? Dominique, di che sta? Perché fai quella faccia? È brutto? Ah, lo sapevo io, era meglio venderlo. Io il mio ce l'ho ancora. Oh, guardate sul cucchiaino, c'è ancora dell'oro. In effetti non riesco a capire, aspetta, forse devo assaggiarlo meglio. No. Ha mangiato l'oro. Allora, Dominique, è buono o no? Sto morendo dalla curiosità. Come dire cosa? Dai. Non è buono. Come no? No, cioè nel senso non è neanche brutto. Cosa? Non sa di niente. Neanche di cappuccino? Sì, sa di cappuccino e basta. No, Dominique, è impossibile. È un cappuccino d'oro. Se ce lo mettono qualcosa servirà. Porterà del sapore. Altrimenti perché metterci l'oro? Ma davvero, non sa di niente. Aspetta, riprovo. Oh, ma quanto oro? Una bella cucchiaiata d'oro. Oh, mamma. Oh, com'è? Dominique, dimmelo. Hai un po' d'oro qua, un po' d'oro. Ecco, bravo. Il cappuccino è buono, l'oro non sa di niente. No, Dominique, secondo me sei tu che non ne capisci niente di sapori. Fai assaggiare a me. È il mio momento. Coraggio, Eric, stai per mangiare l'oro. Dai, assaggia, vedrai. Vedrai, non sa di niente. Che c'è? Ti trema la mano? Oh, non voglio rovinarlo. Dai, Eric, è un cappuccino con un po' d'oro. È strano. Un cappuccino prezioso. E se poi mi piace, non è che posso riordinarlo. Dai, Eric. È troppo caro per riordinarlo. Dai, Eric. È una cosa che si fa una volta sola nella vita. Dai, addirittura. Sì. Assaggia. No, me lo tengo così. Dai, assaggialo. Una bella cucchiaiata, così mi dici che sapore ha. Oh, guardate. E raccogli per bene l'oro? Ecco, sì, ecco. E adesso assaggia. Assaggio. Com'è? Com'è? E allora? Dominique, hai ragione. Non sa di niente. Hai le labbra dorate. Hai anche i denti d'oro. Forse è il cappuccino d'oro che non sa di niente. Proviamo questo dolcetto. C'è un pezzettino d'oro qui sopra. Mangiamolo. Il pezzettino d'oro? Sì. Ma con quello ci puoi fare un orecchino. È morbido. Ma è gommoso. È gommoso. Come si mangia? Non riesco a spezzarlo. Guardate ragazzi, sto mangiando un dolcetto con un po' d'oro. Oh. Vediamo questo di cosa sa. E allora? Di che sa, Dominique? Questo era oro. Sa di dolcetto al cioccolato. E poi l'oro invece di che sa? Niente. Ma... allora è una truffa. Dominique, ci hanno truffati. Ci danno da mangiare delle cose d'oro che costano tanto e non sanno di niente. Scusi signora. No, non sa di niente. No. Sta calmo, non farmi fare brutte figure. A quanto pare l'oro non sa di niente. Non è una truffa, è oro vero, te lo assicuro. Ma a quanto pare le persone non mangiano le cose d'oro perché sono buone. Le mangiano soltanto perché vogliono fare i ricchi. Bah, meglio il pan d'oro, quello sì che è buono. Oppure una tisana con l'alloro. Anche quello è buono. Fa bene alla pancia. Ma il cappuccino d'oro, no. Vabbè, Eric, non fare così. Non pensiamoci più. Godiamoci la merenda, per quanto l'abbiamo pagata. Ti può anche bere. Certo, è cappuccino. Buona merenda. Buona merenda. Posso assaggiare il tuo? Magari il tuo è più buono. Fa pure, ma è uguale. Però come cappuccino è proprio buono.
Che c'è? Guardami. Alla bocca. Che c'è? Hai denti d'oro, Dominique. Esci la lingua. È l'oro? Sì. Ho la lingua d'oro. Pure la mia. Ragazzi, abbiamo le lingue d'oro. Anche denti. A tuo durissimo. Ma aspetta un attimo, Dominica, stavo pensando a una cosa. Adesso che ho mangiato l'oro, ho la lingua d'oro, i denti d'oro, e quindi quando andrò in bagno, dopo, farò la cacca d'oro. Cosa? Zitto, che dite? È naturale, la cacca, Dominica, sarà d'oro. Cacca d'oro, preziosa, la devo conservare. Ma che dici, Eric? Ma zitto, non dire quella cosa, siamo in un posto elegante. Quella cosa? Non devo dire oro? No. Non devo dire cacca? Zitto! Ma cacca? Ma anche tutti la fanno qui dentro. Ma zitto! Dico sul serio, Dominique, se faccio la cacca d'oro posso vendermela. Ma che dici, no? Certo che posso. Ma che dici? Ma che brutta figura. Speriamo che qui nessuno capisca l'italiano. Ma no che non puoi venderla. È una piccola quantità d'oro, scomparirà all'interno del tuo corpo. E poi che schifo, Eric. Ah, peccato. E se ne mangio di più, dammi anche il tuo. Ma sta fermo, ehi. Così ci vendiamo la cacca d'oro, dividiamo. Là. Oh ragazzi, non andrò mai più in un posto così elegante con Eric. Scusami, cosa ho detto di male? Ho solo detto cacca d'oro. Zitto! Cacca d'oro. Tutti qui faranno la cacca d'oro. Zitto! Ehi Dominique, vedi quei signori dietro di me? Sì. Anche loro hanno ordinato lo stesso cappuccino nostro. Quindi faranno anche loro la cacca d'oro. Zitto! Dominique, è vero! Ragazzi, diteglielo anche voi, scrivete nei commenti cacca d'oro. Vabbè, cambiamo argomento, proviamo il dolcino, che ne dici? Oh sì, di cioccolato. Guardate che bello, è un fiore. È molto elegante. Assaggio io per prima, da dove comincio? Anche qui c'è un pezzettino d'oro, lo vedete ragazzi? Quello lo voglio io, sai, sto collezionando l'oro per quel motivo. Metà l'uno. No, ehi, è il mio oro, Stai distruggendo tutto, Dominique. Sì, no, si è no. Distrutto. No, non sai mangiare le cose di classe, no. Com'è questo? È oro? No, cioccolato. Assaggiamo anche questo. Guardate. E allora? Buono. Io assaggio questo qui. L'oro è grattugiato sopra. Sì, vedete questi puntini? È oro. Assaggio. Com'è? Buono. Sa di vaniglia. Oh no, Eric. Che questo tovagliolo. L'aveva messo sulle gambe così. Fallo, dai. Perché? Ce ne siamo dimenticati. Perché devo metterlo sulle gambe? Ma non così, aprilo! Si fa così nei posti eleganti, si mette il tovagliolo sulle gambe. Perché così se cade del cibo mentre mangi, cade sul tovagliolo. Specialmente se è d'oro. Sarà anche un posto elegante e costoso, ma... Queste posate sono tutte rovinate. Vedete? Tutte. Sembra che ci ha mangiato un tricheco. Eric, parla piano. Ma è vero, Dominique, non si può dire tricheco. Dominique, ho detto tricheco, non tricaco. Eric! Ma... Sul tavolino. Merenda finita. Abbiamo mangiato tutto quanto. Quello è l'ultimo pezzo, adesso lo mangio. Era buono, cioè il cibo era buono, non l'oro. Ragazzi, ho capito una cosa. Non conviene mangiare l'oro. Tanto non sa di niente. Meglio usarlo per comprare tante altre cose da mangiare. Ma aspettate, prima di andare stavamo dimenticando una cosa. Ragazzi, auguri! Buon anniversario! Perché mentre stiamo registrando questo video è il 6 gennaio ed è il giorno in cui abbiamo aperto questo canale YouTube. E oggi sono esattamente 6 anni dei di insieme! Quindi abbiamo detto che oggi era il nostro anniversario, l'anniversario dei di insieme, ci hanno portato un dolcino con scritto buon anniversario e c'è anche un pezzo d'oro. E già. Poi ci hanno portato anche una rosa. Bellissimo! Quindi ragazzi, auguri a noi e auguri a tutti quanti voi! Auguri ragazzi, buon anniversario dei d'insieme! Grazie ragazzi per questi bellissimi 6 anni insieme! Grazie davvero, vi vogliamo bene! E siete pronti a vivere tantissimi altri anni insieme? E ovviamente assaggiamolo! Oh, guardate! Oh, è buono? È buono? Sono rimasto nell'altra porta. E alla fine di questa bella avventura rimane solo una domanda. Chissà se farò la cacca d'oro. Scusa Dominique. Sono curioso. Sei sempre il solito. Dai, andiamo.